L'iniziativa che è partorita qualche anno fa e che ha avuto il suo epilogo oggi. Già nel 2021 decidemmo in Consiglio Comunale di fare questa delibera che poi ha avuto il suo corso burocratico con l'approvazione del bilancio, l'uscita del bando e nell'estate 2022 abbiamo ricevuto le prime domande e richieste di contributi fino all'ultima che è arrivata nel novembre 2022. Abbiamo oggi deciso di dare perché chiedevamo l'essere in vita come attività per almeno i 6 mesi successivi alla domanda. Questa è figlia di un pacchetto di provvedimenti che questa amministrazione ha voluto fare per ridare vitalità al centro storico. È chiaro che dopo gli eventi del sisma del 2016 e della pandemia, il centro storico proprio si è un po' spopolato, molta gente si è delocalizzata in altri siti o al bivio di Corropoli o da parenti o affittando altri appartamenti perché tante case sono inagibili, quindi a risentirne più di tutte sono state le attività commerciali del comune di Corropoli, del centro storico. Quindi noi abbiamo ritenuto opportuno dare loro una sovvenzione affinché queste non dovessero chiudere e affinché potessero comunque reinvestire qualcosa sulla propria attività.